Ammazzami! Sbrigati! Capo, i petardi! Vai al tuo posto e mi aiuti il passaggio a livello, subito! Porca miseria! Un calcolo simile in così poco spazio di tempo. Oibò, dunque il treno deve fermare qua. Non un metro più, non un metro meno. Vediamo un po'. 7 per 8, 56, porta 4, 9, nel conto, passiamo due cifre. 4, 4, 4, 8, 8, meno 2, 6, 6 per 6, 36. 6 o non 6, a noi! La matematica non è un'opinione. Dunque, vediamo. Uno lo mettiamo qua. Un altro qua. Un altro qua. Qua. Pum, pum! E l'ultimo lo piazziamo qua. Il capostazione di Milano mi fa ridere! È qui che lo voglio vedere! Pochi mezzi, pochi uomini! Treno, se pensi al tuo carico di vite umane e che tutto dipende da me, eccoci, due dietro di fronte, da uomo a uomo, occhi negli occhi. Sono 20 anni che mi fai ballare. Ora basta! 427! A noi due! Ma che è successo? Ah. Bravo, superbo! Magnifica manovra, manovra scientifica! Giovanotto, la proporrò per un encomio! Bravo! Vengo! Ma insomma, capo! Giovarolo! Che è successo? Una frana! Giovarolo! Una frana enorme quando una frana! Ma scusi, che frana? Una frana, ma non abbia paura! Ma allora non c'è da aver paura! Ma non c'è paura! Cosa vuole? Una montagna di crediti che cade sui binari? Non c'è da aver paura! Stia tranquillo, non si agiti. Siamo con noi, siamo addetti apposta per questo. Allora è interrotto. E si capisce, sono 20 metri di tubo. E non si può rimuovere. E come si rimuovono così 30 metri? Lei ha detto 20 metri. 20, 30, 40, 50, giovanotte, cosa ne possiamo sapere? Può essere anche un cataclisma, no? Sai queste montagne come sono fatte? Piovarolo? Piovarolo? Capo. Dica. Sono un funzionario di servizio. Perché ha fermato il treno? Permette? La guaglia. Ah, per una guaglia mi fermo un treno. Ma cosa ha capito? La guaglia è il mio nome. Io mi chiamo Antonio La Guaglia. Ho fermato il treno in base all'articolo 22 del nostro regolamento di circolazione treni. Una frana sui binari di 500 tonnellate. Dove? Dove? Terzo chilometro a sinistra. Hai seguito il sopralluogo? Non ancora, perché la frana è caduta prima adesso. Calda calda. Come si suol dire frana di giornata. Come l'ha saputo lei? L'ho saputo da un testimone oculare. Il figlio del mugnaio, poveretto, ci stava rimanendo sotto. È vivo per miracolo. Bisogna partire su Celeste. Un momento. Qui nella stazione comando io. Questo è compito mio. Lei è un funzionario? Tenga e aspetti. Ha capito? Signor Ministro? Sì? Eccellenza. Avanti. Permette? Sono in capostazione. La guaglia. Ah, già, ho sentito dire che ha dato una guaglia sotto il treno. È morto? Eccellenza, lei sta equivocando. La guaglia sono io. Ah, meno male, non si è fatto niente. Allora perché ci siamo fermati? Veniva appunto eccellenza a comunicarle che sulla linea a 3° chilometro è caduta una frana. Ma dove siamo qui? A Piovarolo, eccellenza. Non è una stazione di grande importanza, anzi è indegna di lei. Ma io ci sto da tutta la vita, purtroppo. Veda, eccellenza, una stazione piccola che sia è un giocattolo di grande responsabilità. E il capostazione... Se lei sapesse, eccellenza. Il senso di responsabilità dei piccoli capostazioni sommati formano la sicurezza della rete. Mi compiaccio. Troppo buona, eccellenza. Ma non mi ha detto ancora dove siamo.
Gliel'ho già detto, eccellenza, Piovarone. Ah, e perché ci siamo fermati? Merito mio. La preziosissima vita di vostra eccellenza. Oh, tutta al servizio del paese. Ho applicato l'articolo 22. Eh? Ho applicato l'articolo 22. Ah, mi compiaccio. Ho messo in opera tutti gli accorgimenti. Ha sentito i petardi? Che petardi, eh? E le luci rosse? I segnali? Li ha visto, eccellenza, i segnali? Ah, già. Già i segnali. Interessante. È uno spettacolo. Ma non mi ha ancora detto perché ci siamo fermati qui. La frana, eccellenza, la frana. Ah, già, la frana che ha investito la fagiana. Prego, la guaglia. La guaglia. Comunque la guaglia sono io. E allora ci siamo fermati a Zagarolo. No? Dove ci siamo fermati? Adesso veramente non mi ricordo. Piovarolo, eccellenza, mi sono confuso, scusi. Se l'eccellenza vostra permette, non dovrebbe disdegnare di conoscere il funzionamento dei congegni della mia umile stazione. L'eccellenza della rete ferroviaria è lei. No. E come no? No, permetta. Ma lei, eccellenza. Io dico, l'eccellenza della rete ferroviaria è il segno della civiltà di un paese. Osserverò volentieri questi umili congegni dai quali tanto dipende. Tanto. Già, tanto. Tanto. Il pastrano, per favore. Allora, eccellenza, io l'ora. Eccomi. Avete i miei congegni? Certo. La precedo, eccellenza. La faccio strada. Venga. Da questa parte. Permesso? Svelta, Mariuccia, svelta. Dobbiamo fare buona figura con sua eccellenza. Ne va del nostro avvenire. Finalmente ce ne andremo da questo stramaledetto paese. Ti levi il grembiule, ma... No, io non mi faccio vedere. Ingegnere, mi raccomando a te. Eccellenza, si accomodi. Ecco, prego. Mi vuole onorare... Oh, aspetti, scusi. Si accomodi, eccellenza, si accomodi. Mio tavolo da lavoro. Eccellenza, vede, un uomo, un padre, anche se capostazione. Aspira, dico bene. È il naturale diritto di ogni buon cittadino. Eccellenza, 35 anni di servizio. Ha capito? Fra treni, binari, scampi, telegrafo, telefono, lumi, segnalazioni. E sempre sotto la pioggia. Perché qui a Piovarolo piove sempre. Eccellenza, io vorrei, come si suol dire, un posto al sole. Come si soleva dire. Pardon, ma mi crede, eccellenza, io sono un sincero democratico e oggi, evitando un disastro, mi sono fatto un merito. Certo. Vuoi visitare, eccellenza? Con piacere, s'accomodo. Questo è il telefono. Il telefono? Ecco il funzionamento. Le bandiere? Rosso e verde. E il bianco? Il bianco non c'entra. Ah, non è la bandiera nazionale. Crede i segnali. Già. Verde via libera, rosso stop. Questo è il telegrafo, il mio fedele compagno. Stia a vedere. Sa cosa ho detto? No. Viva Sua Eccellenza! Grazie. E lo ripeto. Da questa parte, come vede, eccellenza, abbiamo il banco di manovra. Veramente interessante. E di seconda mano, ma io a Piovarolo non potevo sperare di meglio. Se Sua Eccellenza vuole onorarmi... Come funziona? Semplicissimo. Guardi, si ragiona lei, così. Ma non esce niente. Non vorrà mica che escono le monetine, eccellenza. Ah. È il banco di manovra. Già. E funzionano tutti? Tutti. No, che mi dà, eccellenza. Un direttissimo di Genova, le avrò mandato a Domodossola così. Ah, sì? E già da Genova... Domodossola. Però, devo dire che queste stazioni sono veramente un complesso di ordigni tecnici... molto interessanti, molto. Esatto, sagge parole, eccellenza. E allora, ci pensa il povero La Guaglia? Ah, poveraccio, quello morto sotto la frana. Ma no, eccellenza, La Guaglia sono io. Ah, già, mi compiaccio. Grazie. Per lo scampato pericolo. Grazie, eccellenza, in fondo che cosa c'è? Una promozione. Un posto al sole. Già, posto al sole. Un trasferimento in un centro dove io posso finalmente farmi valere. Qui sono stato seppellito vivo. E poi non è tanto per me, è per la mia bambina. Mariuccia,
ha bisogno di educazione. Certo, certo, certo. Io sono particolarmente sensibile ai problemi della gioventù. A proposito, ha figli lei? Eccellenza. Eccellenza, questa è mia figlia. Piacere. A questa sola? Signor sì. Mi compiaccio. Grazie, eccellenza. Eccellenza, allora, ritornando sul discorso di prima, posso sperare? Speri, speri. Oddio, non sarà a Milano, Torino, Genova, Firenze e Bologna. No, alle volte, chi lo sa, una parola sua può tutto. Vedremo, vedremo. Certo, si farà qualcosa per lei. Grazie, eccellenza. Hai sentito cosa ha detto il ministro? Che si farà qualche cosa per me? Aveva ragione tuo padre. Ringrazialo. Grazie, eccellenza. Di che? Di quello che farà per mio padre. Cosa farò su? Ah, sì, vedremo. Vedremo. Eccellenza, ha bisogno di qualche cosa? No. Una bottiglia d'acqua minerale, un cestino da viaggio? Uno, due spaghetti. Fai fare due spaghetti a sua eccellenza subito. Grazie, fuori, pasti non bevo mai. Come non detto, eccellenza. Permesso, eccellenza. Caruccia, sua moglie. Prego, eccellenza, è mia figlia. Appunto. Avanti. Scusi, eccellenza, mi permette? Prego, prego. Che carino. Ah, che... Ah, grazioso, grazioso. Si vende qui? Eccellenza, no, questa è la palette per le partenze, per dare la partenza al serio. Ah, già, via libera. Scusi, posso pregare il capostazione di accompagnarmi sul posto della frana? Qui, perché c'è una frana. Eccellenza, quella di prima. Alla solita. Eh già. A meno male. Allora, se permette... Vengo anch'io. Viene anche lei? Ma per lui è un onore. Sua eccellenza sul luogo del disastro. Prego, eccellenza. Attenzione, attenzione. Angusta presentazione. Venga, venga, eccellenza. Eccoci. Questo è il terzo chilometro. E la frana? Quale frana? Quella per cui ci siamo fermati. Ah già, e la frana dov'è? E stava qua. Vai qua. La frana dove sta? Qui stava. Sapete che si sono fregate la frana? Per quale fine lei ha inventato la frana? E perché ha fermato il treno e sua eccellenza? Nessun fine. Io l'ho saputo dal farmacista, che è una persona seria, il quale a sua volta ha saputo che Pasquale qui presente è proprio colui scampato all'investimento franitico. Entra la fila, frana! E questo ciottolo lei lo chiama una frana? Eccellenza, bisogna accontentarsi. Tutto è proporzionato nella vita. Questo è un piccolo paese. Piccolo paese, piccola frana. Paese che vai, frana che trovi. Abbia pazienza. Se le voleva una frana appenninica, doveva andare sulle Alpi. Forse si tratta di un eccesso di prudenza. Eh sì. Comunque, la prudenza non è mai troppa. Mai troppa. Grazie. Ha sentito, sua eccellenza? Mi ha dato ragione. In carrozza? Eccellenza, nella nuova destinazione che vorrà segnarmi, porterò il ricordo di questa memorabile notte. Via! Non può partire. Perché? C'è segnale di via impedita. Eccellenza, cosa mi ha fatto lei? Mi ha lasciato il segnale rosso. Beh, adesso rimedio subito, eh. Bene, bene, bene. Le sue note di servizio sono pessime. Beh, non dico di promuoverlo, ma di muoverlo. Sarebbe sempre un premio. E invece bisogna punirlo, avendo fermato un treno senza motivi specifici. Perché mi creda, eccellenza, la storia della frana è tutta una sua invenzione. Sono 30 anni che al ministero piovono rapporti sfavorevoli sull'attività di questo funzionario. Strano, mi sembra un capostazione così zelante. Mi pare impossibile che abbia inventato tutta questa storia. Io sono sicurissimo, invece. Sapendo che lei viaggiava su questo treno e volendo parlare direttamente con lei, ha combinato tutto questo pasticcio. Bisogna punirlo severamente, eccellenza. Vedremo, vedrò, si vedrà. Eccellenza, tutto fatto. Buon viaggio. Buon viaggio. Grazie e buona permanenza. Aspetto fiducioso, eh? Sarà per poco, eh? Aspetti, aspetti. Grazie e buon viaggio. Via! Sarò costretto a fare rapporto su questo grave arbitrio, eccellenza. Beh, se lo trova giusto, lo faccia pure. È fatta! È fatta! Finalmente! Esulta, figlia mia! Addio, Piovarolo! Addio, stazione fetente! E per te forse ci sarà una grande metropoli. Vedi, per gli onesti c'è sempre un premio, specie per chi, come me,
ha speso la propria vita a servire con fedeltà. Eh sì. Altro che trasferimento. Quello da Piovarolo non lo sposta più nessuno. Bene. Bene. Che brava persona per eccellenza, eh? Ti, te lo meriti.